Sensi, comodati. Bene, allora possiamo cominciare? Interpreti ci sono? Sì, siamo a posto. Avverto che la pubblicità dei lavori sarà assicurata mediante la trasmissione web TV. Avverto naturalmente che secondo le regole che sono in vigore in questo tempo di Covid, i colleghi, i membri della Commissione potranno partecipare, come si vede anche dalle immagini in remoto. L'ordine del giorno reca l'audizione informale di Svetlana Tsikhanouskaya, leader dell'opposizione bielorussa. A nome della Commissione, naturalmente, a nome della Commissione ringrazio naturalmente la signora Tsikhanouskaya, siamo particolarmente felici di accoglierla e di ospitarla, e saluto naturalmente la delegazione che l'accompagna, Franak Viacorca, Senior Advisor of Foreign Affairs, Valery Kavalevsky, Capo di Gabinetto, Zianis Kuczynski, Senior Foreign Affairs Officer, e Maxim Badanovic, Personal Assistant. La nostra Commissione, come ovvio, segue con grande attenzione l'evoluzione della crisi politica in Bielorussia fin dai suoi esordi, ovvero dall'esito delle controverse elezioni, come sappiamo, del 10 agosto 2020, in cui l'attuale presidente Lukashenko è stato riconfermato alla guida del paese, che detiene senza soluzione di continuità dal 1994. Appena sono ripresi i lavori parlamentari, questa Commissione, il 1 settembre 2020, aveva adottato una risoluzione, ne richiamo i punti, che richiedeva alle autorità bielorusse di astenersi da ogni misura di violenza, proseguire nell'impegno a sostegno delle aspirazioni del popolo bielorusso rispetto a un ordinamento improntato al rispetto degli standard internazionali dello Stato di diritto, favorire misure di accoglienza e protezione nei confronti dei cittadini bielorussi costretti a lasciare il paese, garantire che la crisi non si ripercuotesse negativamente sulle procedure di adozione internazionale, come sapete in Italia è tema di grande rilievo. Ieri abbiamo audito qui le associazioni che si occupano di adozioni di minori bielorussi, a sostenere la presidenza di turno dell'OSCE, detenuta dall'Albania, per la ricerca di una mediazione politica, a sostenere l'attivazione di procedure internazionali per l'accertamento delle responsabilità personali nelle violazioni dei diritti umani e delle libertà civili. E infine a sostenere tutte le iniziative che l'Unione Europea e l'OSCE ritengano di assumere per aprire una nuova fase politica in Bielorussia. Questi erano i punti della risoluzione approvata all'unanimità dalla nostra Commissione. Successivamente a questa linea assunta dalla Commissione abbiamo avuto il 9 settembre 2020 una videoconferenza con il dottor Viacorca e Andrei Strizza, che in qualità di rappresentanti del gruppo civico di coordinamento dell'opposizione bielorussa. Il 2 marzo scorso la nostra Commissione ha approvato una seconda risoluzione incentrata sulla repressione della libertà di espressione in Bielorussia, nella quale si è chiesto al governo di chiedere l'immediata scarcerazione di tutti i giornalisti reclusi, con particolare riferimento a Sergei Tsikhanovsky, marito della signora Tsikhanouskaya, e Maria Kolesnikova, una puntuale applicazione di tutte le misure sanzionatorie decise dall'Unione Europea, anche con il concorso del governo italiano, questa risoluzione, anche questa è stata approvata all'unanimità. Sempre nell'ambito delle iniziative che la Commissione ha assunto, mi preme ricordare l'incontro in Lituania tra la signora Tsikhanouskaya e le colleghe Boldrini e Elia Quartapelle, alle quali fu interdetto dalle autorità bielorusse di recarsi a Minsk. L'Italia sostiene ovviamente tutte le misure che sono state assunte dall'Unione Europea, con riguardo in particolare alle misure sanzionatorie che l'Unione Europea ha
assunto nei confronti di 7 entità e 88 persone, tra cui lo stesso presidente Lukashenko, suo figlio e altre figure chiave della leadership politica. Ricordo anche che la situazione in Bielorussia è stata esaminata proprio pochi giorni fa al Consiglio d'Europa, nell'Assemblea parlamentare, ed è stata approvata una risoluzione nella quale si invitano le autorità di Minsk a dialogare con l'opposizione per far cessare la violenza e tenere nuove elezioni democratiche, liberare tutti i prigionieri politici, porre immediatamente fine a tutti gli atti di tortura, perseguire tutti gli autori di tali atti in conformità col codice penale bielorusso. Al tempo stesso, le istituzioni del Consiglio d'Europa e dell'Unione Europea hanno deciso, e stanno facendolo, di rafforzare la cooperazione con la società civile bielorussa e sostenere l'iniziativa promossa dal Parlamento europeo per creare una piattaforma di coordinamento per combattere l'impunità delle violazioni degli autori, verso l'impunità degli autori di violazione dei diritti umani, raccogliendo e analizzando tutte le informazioni necessarie. Ricordo infine che il 24 marzo scorso, cioè pochi giorni fa, una risoluzione analoga è stata adottata dal Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite. Questo è il quadro di riferimento dell'iniziativa internazionale su cui si sta muovendo per cercare di determinare l'apertura di una fase nuova nella crisi bielorussa. Ricordo che dentro questo quadro, ma ne parlerà la signora Tikhanouskaya, è stata lanciata dalle opposizioni un'iniziativa di raccolta di firme per una grande petizione popolare a sostegno dell'apertura del dialogo, che è stata sottoscritta da 700.000 cittadini. Detto questo, come diciamo per ricordare gli elementi di riferimento, io naturalmente lascio la parola alla signora Tikhanouskaya e alla delegazione che l'accompagna. Siamo naturalmente molto interessati a conoscere non solo le sue valutazioni, ma anche avere delle indicazioni su come noi possiamo continuare a sostenere e aiutare la vostra iniziativa. Prego, signora. Thank you very much. Grazie mille. Onorevoli membri della Commissione Affari Esteri, è un piacere e un onore parlare dinanzi a voi oggi. Questa settimana in il mondo ha commemorato il 35esimo anniversario del disastro di Chernobyl. Quel che è accaduto all'impianto nucleare di Chernobyl non è stato solo un disastro tecnologico e ambientale. Sopra ogni altra cosa, si è trattato di una vera crisi umanitaria, una catastrofe per il mondo intero. Tutto ciò è accaduto perché allo Stato sovietico non importava delle vite umane, della sicurezza, della salute, della dignità umana. Purtroppo, 35 anni dopo, il mio paese affronta un'altra crisi causata da un simile disprezzo per la vita umana e la dignità. Il regime ha mentito sulla portata della pandemia di coronavirus, ha mentito sui risultati elettorali e sta ancora mentendo sulle persecuzioni politiche e sui prigionieri politici. I bielorussi hanno detto un fermo no alla dittatura, hanno lottato per la loro dignità e i diritti umani e il mondo ha potuto vedere e conoscere la vera natura di questo popolo che ama la libertà. L'Italia e la sua cultura sono sempre stati molto vicini e cari a molti bielorussi. Da molti anni, e per molti anni, gli italiani hanno accolto bambini bielorussi che provenivano dalle aree contaminate del disastro di Chernobyl durante l'estate. Io stessa fui una bambina di Chernobyl e fui ospitata da una famiglia irlandese. Questa ospitalità ha creato legami duraturi tra le nostre famiglie e ci ha dato una lezione di empatia e solidarietà. La solidarietà è alla base di ciò che sta accadendo in Bielorussia. È la solidarietà che ha fatto scendere in piazza i cittadini che dimostrano di voler lottare a nome di ognuna delle 32.000 persone che sono state detenute, torturate o offese in qualunque altro modo. È la solidarietà con i 358 prigionieri politici che sono tenuti ostaggio del regime che ci fa andare avanti. È la solidarietà che ci ha aiutato a costruire una coalizione con i nostri amici internazionali.
ed è la solidarietà la cosa di cui abbiamo bisogno ora più che mai. Le notizie che arrivano dalla Bielorussia in questi giorni sono fosche. Sentiamo ancora di casi terribili e di condanne inferte ogni giorno. Aleksandr Aranovich, membro della campagna di mio marito, Un paese per vivere, ha ricevuto una condanna a 6 anni di prigione di recente. Non ha avuto neanche la possibilità di difendersi o di convocare dei testimoni. Non esiste un vero sistema giudiziario e della giustizia in Bielorussia. Se ce ne fosse uno, Vola Zalatar, madre di 5 bambini, sarebbe stata rilasciata. È stata accusata di aver creato e guidato un gruppo estremista, ma tutto quel che ha fatto è stato gestire una chat di un gruppo di quartiere e aver organizzato eventi culturali. Chiamare qualcuno estremista, terrorista, è un nuovo strumento di persecuzione ed è un modo per imbavagliare l'opposizione da parte del regime. Hanno aggiunto alla lista blogger, membri della società civile, attivisti politici. Su quella lista potete trovare anche il mio nome. Ma questo non significa che io verrò imbavagliata. Questo non mi farà lasciare la strada che ho scelto di seguire per difendere il mio paese. Il mio paese ha bisogno di essere difeso. Lukashenko sta utilizzando la crisi e una politica del terrore per promuovere l'unione con la Russia. Sono in gioco qui la nostra indipendenza e la nostra sovranità. Sta cercando anche di introdurre un decreto incostituzionale secondo cui il Consiglio di sicurezza, che è strettamente controllato dal governo, fornirà il suo successore. La nostra Costituzione e lo Stato di diritto sono in gioco qui. Ecco perché stiamo portando avanti una proposta di tenere negoziati su una transizione di potere pacifica. Lavoriamo con i nostri partner internazionali e in particolare con l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa sul formato e sul quadro generale di questi negoziati. Noi concepiamo un processo basato su 3 punti. Primo, dialogo nazionale e riconciliazione sulla base del rilascio di tutti i prigionieri politici e ripristino dei loro diritti. Secondo, elemento centrale di questo processo, nuove elezioni libere ed eque. Terzo, riforma del sistema politico, ripristino dello Stato di diritto e rispetto dei diritti umani. Questo è il momento di agire. L'Italia è un paese che ha un grande cuore. Noi contiamo sul fatto che voi possiate mandare un messaggio chiaro per cui i crimini, i reati compiuti dal regime non resteranno impuniti. È in gioco la nostra libertà. L'Italia è un paese noto per il suo amore della libertà e il suo movimento di resistenza, così come la Bielorussia. Solo questa settimana avete celebrato l'anniversario della resistenza. Noi siamo la nuova resistenza nel cuore dell'Europa. E noi chiediamo il vostro indefesso supporto. Ci appelliamo a voi affinché siate fermi e adottiate misure concrete a sostegno dei bielorussi nella nostra lotta pacifica per la democrazia. Ci rivolgiamo a voi perché riconosciate Lukashenko e le sue politiche come illegittimi e illegali. Chiediamo che facciate sentire forte la richiesta di rilascio di tutti i prigionieri politici. Chiediamo a voi di sostenere fortemente le sanzioni dell'UE contro coloro che hanno causato le frodi elettorali e le violazioni dei diritti umani. Chiediamo a voi di partecipare alle indagini internazionali sui reati contro l'umanità. Chiediamo a voi di partecipare alla mediazione negoziale all'interno dell'OSCE perché si esca da questa crisi e si arrivi a nuove elezioni in Bielorussia. La crisi in Bielorussia è una crisi di tutta l'Europa e di tutto il mondo. Il popolo della Bielorussia ha bisogno dell'Italia per superare questa crisi. Abbiamo bisogno di voi perché si fermi la macchina repressiva che sta distruggendo la vita di centinaia di migliaia di vite. Grazie per la vostra attenzione. Grazie molto, signora. La ringrazio davvero del suo intervento. Lei ha fatto un riferimento alla resistenza italiana e alla lotta di liberazione. Io voglio ricordare che nella lotta di liberazione contro il nazifascismo in Italia sono caduti anche molti cittadini bielorussi che hanno partecipato alla resistenza in Italia, che è una cosa che abbiamo tutti molto presente nel nostro cuore.
e le richieste che lei ha avanzato nel suo speech sono quelle che, diciamo, hanno caratterizzato la linea politica sia di questa commissione parlamentare sia del governo, e lei in queste giornate in cui avrà molti incontri lo potrà constatare, cioè noi abbiamo fin dall'inizio non riconosciuto la legittimità delle elezioni, non riconosciuto la legittimità del presidente Lukashenko. Chiediamo, e lo abbiamo chiesto in ogni modo e lo chiediamo anche oggi, la liberazione di tutti i prigionieri politici. Chiediamo che siano rispettati i fondamentali diritti umani che qualsiasi paese deve essere in grado di riconoscere ai propri cittadini, e naturalmente abbiamo condiviso e condividiamo le sanzioni che l'Unione Europea ha adottato anche con il concorso del governo italiano. Mi preme in particolare dire che credo che sia dimostrazione della saggezza e della lucidità del vostro movimento di opposizione la piattaforma di negoziato che voi avete proposto. Cioè, voi proponete una piattaforma per una transizione che dovrebbe essere, come dire, anche accolta con razionalità da parte di chi oggi gestisce il potere, perché si tratta di... proposta che voi avanzate è una proposta di determinare un percorso negoziale di cui tutti siano protagonisti. Mi sembra una proposta politica molto saggia. Noi ovviamente la sosteniamo. Il fatto che voi abbiate raccolto 700.000 firme a sostegno di questa piattaforma è un dato politicamente rilevante, significativo, e naturalmente c'è tutto l'impegno, credo, internazionale a sostenervi. Io posso dire che anche questa commissione parlamentare, che ripeto ha approvato le sue risoluzioni all'unanimità, vi sosterrà in questo percorso. Detto questo, hanno chiesto di parlare alcuni colleghi, a cui naturalmente do la parola. La collega Boldrini, che si collega perché ha subito recentemente un intervento chirurgico, quindi non può essere presente tra di noi, ma ha voluto essere presente in collegamento, anche perché, come lei sa, l'onorevole Boldrini si è recata a Minsk, ha avuto occasione di incontrarla, a Vilnius, ha avuto occasione di incontrarla e segue da vicino tutta la vicenda bielorussa fin dall'inizio. Prego, Laura. Sì, buongiorno Presidente, buongiorno Svetlana Tikhanovskaya, saluto i colleghi e le colleghe. Prima di tutto è doveroso un ringraziamento a lei, Presidente, che ha voluto con convinzione organizzare questa audizione. Ci tenevamo molto, ma diciamo che la sua azione è stata decisiva per realizzarla. Quindi grazie, Presidente. E poi volevo veramente abbracciare, seppur virtualmente, Svetlana Tikhanovskaya, esprimerle gli atti della mia più alta stima per il modo in cui sta portando avanti, sia pure in esilio, questa battaglia per la democrazia del suo paese. Mi ha addolorato molto vedere che Lukashenko sia arrivato a definire Svetlana Tikhanovskaya una terrorista. Ecco, questo trovo che sia il modo più bieco, più becero per, relazionarsi con l'opposizione, e dimostra tutta la sua mancanza di intenzione di aprire un dialogo, così come quando ritenne di dare un segnale positivo andando a incontrare gli oppositori in detenzione, in carcere. Cioè, non si può pensare di dire adesso apriamo il dialogo e io vado a trovare i miei oppositori che ho fatto incarcerare. Lo trovo veramente un'espressione molto sui generis del dialogo con l'opposizione. Svetlana Tikhanovskaya, in modo molto lucido, ci ha detto quello che l'opposizione ha bisogno e ci ha chiesto di fare azioni concrete. Io volevo dire in questa commissione che noi deputati e deputate stiamo anche facendo un'azione come dimostrativa, un po' simbolica, come hanno fatto i nostri colleghi del Bundestag, cioè alcuni di noi
E estendo l'invito anche a chi non lo ha ancora fatto, stiamo adottando un prigioniero o una prigioniera politica. Io ho adottato Maria Kalishnikova, altri colleghi e colleghe hanno adottato un prigioniero politico, e questa adozione vuol dire avviare una corrispondenza con chi è illegittimamente in detenzione e riuscire a sostenere questo penoso soggiorno. Quindi ecco, volevo dire a Svetlana Tikhanovskaya che anche a livello individuale i deputati e le deputate stanno cercando di essere vicini a chi oggi in Bielorussia è stato illegittimamente catturato, torturato e a cui è stata privata la libertà. Noi, come diceva il presidente Fassino, stiamo seguendo la vicenda dall'inizio. Abbiamo affermato più e più volte con atti parlamentari che Lukashenko è illegittimo, non è lui il presidente della Bielorussia, la presidente è Svetlana Tikhanovskaya. Abbiamo detto che bisogna rilasciare i prigionieri politici e che bisogna mettere un punto alla violenza della polizia, delle forze dell'ordine che stanno facendo arresti arbitrari. Certo, faremo di tutto anche per partecipare alle indagini internazionali. Io adesso non so, ma sicuramente la Commissione, la dottoressa Piazza è informata di come poter aderire anche a questo, diciamo, gruppo di lavoro che si sta occupando delle indagini internazionali e anche, come diceva il Presidente, del negoziato internazionale per avviare una transizione che sia democratica e che non sia una farsa, perché che Lukashenko voglia riformare la Costituzione a suo uso e consumo mi sembra qualcosa che non può essere tollerato. Quindi io ringrazio Svetlana, le rinnovo appunto il nostro impegno e speriamo sempre di accompagnarla fino alla fine, fino al giorno in cui verrà riaffermata la democrazia in Bielorussia. Grazie Presidente. Grazie Laura. Onorevole Boldrini, lo dico per i nostri ospiti, è rappresentante del Partito Democratico. Adesso ha la parola l'onorevole Migliore del gruppo di Italia Viva. Prego. Grazie signor Presidente. Ringrazio la delegazione e in particolare la signora Svetlana Tikhanovskaya che noi tutti consideriamo la vera presidente legittima della Bielorussia. La ringrazio per suo tramite per il coraggio dimostrato dal popolo bielorusso, per la forza d'animo con la quale ha reagito prima alla devastante menzogna della pandemia negata e di come un regime autoritario, dittatoriale, criminale ha nascosto quelle che sono le evidenze di una tragedia che in quel paese, oltre ad essere come in tutto il mondo devastante, è stata anche oggetto di una torsione ancora più feroce nella costruzione di un regime così violento. Io credo che il nostro paese stia facendo tanto dal punto di vista diplomatico, penso che debba fare ancora di più per intervenire anche a livello europeo, per sostenere i vostri punti, quelli che politicamente rappresentano un cambio non solamente per quanto riguarda una politica interna, ma per quanto attiene al riconoscimento di diritti universali, quello alla propria individualità, quello alla propria libertà, quello alla democrazia. I crimini di Lukashenko, che sono durati fin troppo tempo, oggi sono coperti e appoggiati dalla Russia di Putin, e io penso che questo sia un altro degli elementi fondamentali anche nelle relazioni del nostro paese con la Russia, un interlocutore che non può frapporsi alla legittima volontà del popolo bielorusso di essere libero e di avere
i propri diritti democratici. Mi associo ovviamente alle parole della collega Boldrini per quanto riguarda anche l'impegno individuale a stabilire una relazione diretta ciascuno di noi con i prigionieri politici, e voglio ricordare che la comunità bielorussa in Italia è sempre stata attiva nel denunciare le violenze del regime Lukashenko, e li ringrazio anche se non sono fisicamente qui presenti. I nostri popoli sono legati da una grande ansia di solidarietà, e questo è quello che io ritengo sia il messaggio più importante da dare. Voi avete scelto la strada della non violenza. La non violenza è quella che farà trionfare la democrazia. Noi saremo fino in fondo al vostro fianco, anche con delle decisioni che spero vengano prese a livello di Unione Europea, al di là e più ancora delle sanzioni già comminate a livello individuale. Grazie ancora. Grazie. Migliore, ha la parola onorevole Valentini, che è il vice capogruppo del gruppo di Forza Italia nel Parlamento. Prego. Grazie Presidente, anch'io voglio ringraziare la signora Tikhanovskaya per quanto sta facendo, sorreggerla nel suo sforzo. Faccio mie le considerazioni dei colleghi che mi hanno preceduto nell'uso della parola, sottolineando soprattutto l'aspetto europeo, perché in questo tipo di vicende l'Europa deve dimostrare una unione e una solidarietà nel proprio agire, e presentando un fronte compatto e unito riuscirà, auspico, a ottenere quei cambiamenti che non saranno immediati, saranno progressivi e saranno il frutto di un'azione costante e coerente da parte di tutti gli Stati membri. Io volevo porre alcune domande. Volevo sapere se la piattaforma negoziale aveva intavolato, e se ce lo può dire ovviamente, se avesse intavolato dei canali in un qualche modo di dialogo, perché come osservatore esterno appare evidente che la Bielorussia ha sempre giocato e Lukashenko ha sempre avuto un atteggiamento di ambiguità nei confronti del vicino russo, che è stato un alleato a volte amico e a volte scomodo. Ora vi sono due aspetti che rendono più difficile risolvere la situazione. Il primo è quanto sta accadendo anche in Russia, e la vicenda Navalny, e lo dico con grande sembra distacco, cinismo, ma è una presa di coscienza molto lucida, e serve per affrontare la situazione. La vicenda Navalny rischia di coprire quello che sta agli occhi dell'opinione pubblica mondiale, quello che sta accadendo in Bielorussia. Quindi è importante che la Bielorussia continui a mantenere l'attenzione focalizzata, ed è qui gli sforzi che sta compiendo la signora Tikhanovskaya, su ciò che accade nella Bielorussia, ma allo stesso tempo costituisce anche un elemento che non consente di spaccare il destino della Bielorussia da quello che sta accadendo nella Russia, e di evitare questo simulstabunt, simulcadent, che sembra aver essere alla base adesso della situazione internazionale. Ecco perché chiedevo quali sono le possibilità della piattaforma di negoziato, se ci sono passi avanti, se è possibile in un qualche modo ottenere dei primi passi, che non sono sicuramente quelli che sono stati chiesti, ma che vanno da un allentamento della tensione a primi passi che consentano di inserire un cuneo in quello che è diventato un blocco tra questi due paesi, che deve essere spezzato per riuscire a risolvere e a cominciare a risolvere e a trovare un cammino per uscire da questa crisi e per porre fine alle violazioni di cui ci ha parlato e per le quali noi esprimiamo la nostra più grande solidarietà alla sua azione. Grazie. Grazie Valentini. All'onorevole Lupi, che è il presidente del gruppo parlamentare misto. Sì, anch'io ringrazio non formalmente lei, la sua delegazione e anche il presidente, perché mi sembra che questo sia un momento importante. Un momento importante perché il primo
contenuto che lei ci ha testimoniato è che senza la solidarietà della comunità internazionale, senza la mobilitazione della comunità internazionale, gli sforzi e le testimonianze anche eroiche vostre rischiano di essere vane, di rimanere una mera e pura grande testimonianza, ma oggi più che mai c'è bisogno che la solidarietà avvenga e avvenga non lasciando in silenzio, non lasciandovi da soli in questa battaglia, perché difendervi, aiutarvi vuol dire aiutare voi, la Bielorussia, ma non solo voi, ma tutto il mondo, tutta la comunità internazionale, dicendo che oggi più che mai non è possibile violare, calpostare i diritti delle persone, non è possibile farlo in silenzio, non è possibile non aiutarci a costruire nella libertà e nel rispetto delle diverse autonomie un paese più veri. Quindi questo è il primo messaggio che voglio darvi e mi sembra che il Parlamento italiano da questo punto di vista, lo dico perché l'unanimità che le stiamo rappresentando è un valore veramente molto importante, cioè non ci sono distinzioni, parlo a nome del gruppo misto ovviamente, ma è evidente che in tutti gli atti che il Presidente Fassino ha ricordato mai e poi mai abbiamo avuto difficoltà a lavorare per un giudizio unanime e credo che su questo il Parlamento italiano sia molto avanti anche grazie, devo dire, alla testimonianza dei colleghi che poi personalmente penso alla collega Boldrini e alle altre Quartapelle insomma, che hanno voluto poi anche personalmente testimoniarvi questa vicinanza, ma indipendentemente dalla loro azione non erano soli, rappresentavano in ogni caso tutta la comunità italiana. Mi auguro, questo lo aggiungo, lo dico al Presidente Fassino, tramite come sempre l'azione parlamentare, che anche il governo autorevolmente, non solo alcuni esponenti del governo, come dimostra quando il governo italiano mette, anche i recenti fatti lo dimostrano, quando il governo italiano mette, penso alla Francia ovviamente, mette in campo tutta la sua forza e tutta la sua autorevolezza, l'Italia non è, può cambiare il destino dell'atteggiamento europeo e anche il destino delle singole nazioni, ed esservi a fianco con autorevolezza vuol dire aiutarvi in questo. Mi piacerebbe anche a me, seguendo la domanda del collega Valentini, lei ha posto le tre questioni, i tre punti, il dialogo, il rilascio dei prigionieri, la vostra piattaforma, le nuove elezioni, il primo punto appunto ripresa del dialogo ma con un gesto concreto, fattivo, il rilascio dei prigionieri, le nuove elezioni e ovviamente la riforma del sistema politico. Ecco, su questa piattaforma ci piacerebbe nella sua risposta avere uno stato di quali sono le difficoltà che vedete, uno stato di aggiornamento reale, concreto, si è fatto un passo avanti, si stanno facendo due passi indietro e come in questo contesto il Parlamento e il Governo italiano possono ovviamente monitorare con iniziative particolari ma anche aiutarvi al raggiungimento dell'obiettivo che ci avete posto. Grazie. Ci sono altri colleghi da remoto? Berti, prego. Anch'io, Presidente. No, sì, dopo Pollastrini. Grazie. Un attimo. Berti, prego Berti. Sì, grazie Presidente. Un saluto alla signora Tikhanovskaya, un incoraggiamento di continuare nelle proprie battaglie, perché non è assolutamente nella tradizione europea che ci appartiene la repressione dei competitor politici, specialmente in vista delle elezioni. L'uso politico della polizia e della magistratura è una cosa assolutamente inaccettabile che non appartiene ai nostri standard comuni di valori. Il numero di arrestati che lei ha citato è impressionante, cioè si parla di una città di piccole dimensioni, arrestati in pochissimo tempo, subito dopo anche alla mobilitazione democratica e pacifica di tantissime persone che chiedono più giustizia e un sistema istituzionale in grado di rispondere ai bisogni dei cittadini. Io appunto, come membro anche della delegazione parlamentare del Consiglio d'Europa, le dico che è agghiacciante che la Bielorussia in questi mantenga tuttora la pena di morte, perché questo
Ovviamente io ho visto i numeri sono bassi, ma non è nel numero, ma è nella capacità deterrente, appunto, se unita anche all'uso politico della magistratura e della polizia, che rende un sistema veramente antidemocratico e quindi da combattere con gli strumenti democratici, con gli strumenti pacifici che voi utilizzate. E quindi dall'Italia, dalla mia forza politica, il Movimento 5 Stelle, un incoraggiamento per continuare le vostre battaglie in nome della democrazia, che sono sicura, in della democrazia e della libertà, che sono sicuramente valori europei che ci uniscono anche appunto nella partecipazione a forum internazionali come quello del Consiglio d'Europa. Grazie. Grazie Berti, che con l'onorevole Berti, come ha detto, è rappresentante del gruppo del parlamentare di 5 Stelle. Adesso ha chiesto la parola l'onorevole Pollastrini da remoto del gruppo del Partito Democratico. Prego Barbara. Grazie Presidente, la ringrazio anch'io Presidente per questo incontro e naturalmente innanzitutto ringrazio la signora Svetlana Tikhanovskaya. Io le voglio fare una domanda. Barbara, devi sistemare il visore, perché sennò non ti vediamo. Ecco, adesso ti vediamo. Non perdete molto. Vabbè, ma no, però vedersi è meglio. Grazie. Presidente, sì, mi scusi. Volevo porre una domanda. Essendo stata io con il collega Andrea Orlando, attualmente ministro di questo governo, a Minsk, quando le colleghe Elia Quartapelle e Laura Boldrini e il collega Lele Fiano non sono stati lasciati entrare. E quindi credo che siamo stati l'ultima delegazione del nostro paese a poter andare come osservatori non molto graditi, un po' clandestini, direi del tutto clandestini, a Minsk. E quindi io ho una domanda che però esprime anche non solo quello che ha detto il Presidente oggi e hanno detto altri colleghi, ma esprime la profonda solidarietà e anche la profonda ammirazione per alcuni rappresentanti del vostro popolo che abbiamo potuto conoscere personalmente. È una città che abbiamo potuto visitare, andare a vedere i quartieri per come si manifestavano nella loro resistenza, anche nei modi più creativi e coraggiosi. Abbiamo partecipato alla manifestazione e non solo a una manifestazione. E quindi la mia domanda è questa. Noi abbiamo svolto questa nostra visita a ottobre. E da allora ad oggi, attraverso i comitati italiani, anch'io ho adottato una ragazza, ho scelto di adottare una ragazza, una giovane, Xenia Siralamalot, in carcere dal 2020, una studentessa di Minsk in carcere dal 2020. Ma la domanda è, rispetto ad allora, come si sta organizzando, o meglio auto-organizzando, la resistenza nel vostro straordinario paese? Perché è bene che insomma, non abbiamo avuto modo di verificarlo più direttamente, ma è molto bene che tutte le colleghe e i colleghi sappiano, conoscano e si conosca nel nostro paese quella forma straordinaria che vi siete date di auto-organizzazione dal basso, con la rete non solo, di passaparola, senza la quale non sarebbe possibile, dopo molti mesi, condurre avanti una battaglia appunto che ha scelto la non violenza per raggiungere il proprio traguardo di libertà. Lei ha fatto riferimento alla nostra resistenza. La nostra resistenza a un certo punto ha dovuto essere violenta. La vostra resistenza ha condotto questa scelta e mi interessava molto capire appunto come procede quell'auto-organizzazione straordinaria e molto speciale che avete saputo costruire. Credo che sia uno dei pochi modelli. Forse bisogna andare ai paesi sudamericani per vederne di simili. Grazie. 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 Bene, grazie Barbara. Altri parlamentari? Prego, Billy. Il gruppo della Lega.
Ringrazio anch'io. Ringrazio anch'io Svetlana Tikhanovskaya e la sua delegazione e ringrazio anche il Presidente Fassina per aver lavorato a questo incontro. È vero, permettetemi di ricordare ancora una volta come il popolo italiano abbia lottato duramente e molti, penso ai miei nonni e ai loro genitori, abbiano lottato duramente e perso anche la vita per garantire libertà e democrazia a noi, giovani italiani di oggi, e mi riferisco in particolare agli anni della guerra e della liberazione e prima ancora al Risorgimento italiano, come ha accennato anche lei e la ringrazio per questo, che promosse l'unificazione richiamando gli ideali romantici, nazionalisti e patriottici di una rinascita italiana. La posizione della Lega è chiarissima, perché abbiamo nei nostri cuori, nel ricordo dei nostri cari e delle loro battaglie, la nostra posizione è chiara a favore della libertà e della democrazia. Libere elezioni e una stampa libera e indipendente sono il terreno fertile da cui possono nascere e crescere la libertà e la democrazia. Grazie ancora. Grazie Billy. Altri colleghi? Allora, prego, Ungaro. Una domanda velocissima, intanto. Il gruppo di Italia Viva. Grazie. Intanto, benvenuta alla delegazione e alla signora Svetlana Tikhanovskaya in Italia. Domanda molto breve, se posso chiedere al vostro movimento se sono in atto iniziative per cercare di unire tutto il movimento di opposizione bielorusso. Credo che sia molto importante l'unità in questo momento, appunto, dove è difficile mantenere le proteste in piazza e sostenere la causa della democrazia. Credo che, e oltre a chiedervi quali altre cose potremmo fare concretamente, sia il governo italiano che il governo che l'Unione Europea, chiedere se voi come movimento avete messo iniziative appunto per unire tutto il movimento di opposizione democratico alla dittatura di Lukashenko. Grazie. Altri? Sì, prima di dare la parola alla signora, anch'io volevo porre delle questioni, domande. La prima è questa. Io ho visto un'analisi che ha fatto della situazione Chatham House recentemente. E in questa analisi di Chatham House si pone un problema, si dice c'è un 45%, poi non so come sia stato calcolato, ma diciamo un 45% di opinione pubblica che non è favorevole a Lukashenko, ma è, diciamo, non si è manifestata, non si è schierata. E quindi il problema che si deve porre l'opposizione è come conquista questa parte di opinione pubblica. Cioè quelli che non sono con Lukashenko ma non sono scesi in piazza o comunque non hanno manifestato fin qui un atteggiamento di opposizione. Quindi che cosa state facendo per allargare quindi sostanzialmente il consenso al movimento di opposizione? La seconda domanda riguarda il regime, e cioè io l'ho detto prima, è stato ripreso da alcuni colleghi, voi avete assunto una strategia molto lucida, quella di proporre un negoziato a chi sta al potere, quindi non negare l'interlocuzione con il potere, ma invece proporre un negoziato per, naturalmente, cambiare la situazione. C'è qualche segnale da parte del potere? C'è qualche interlocuzione? C'è qualche frattura? C'è qualche rottura? C'è qualche, diciamo... La domanda che ha posto l'onorevole Valentini, no? Abbiamo qualche segnale che questa vostra iniziativa e l'iniziativa internazionale per l'apertura di un dialogo sostenuta per esempio dal Consiglio d'Europa sta producendo qualcosa nel regime oppure no? Perché questo è molto importante. E la terza questione è qual è il reale atteggiamento della Russia? Perché ovviamente la Russia ha un'incidenza rilevantissima. Formalmente tutte le dichiarazioni del governo russo sono state di sostegno a Lukashenko, anche se non sono mancate delle dichiarazioni, diciamo, che dimostrano che poi anche i russi si rendono conto che Lukashenko non è la prospettiva, perché a un certo punto ricordo che c'è stata una dichiarazione, non so se di Lavrov o comunque di qualche esponente del governo russo, che ha detto sì, bisogna andare
oltre Lukashenko, ma c'è bisogno di tempo, no? Che frase molto ambigua. Ma il fatto che un esponente russo abbia detto c'è bisogno di andare oltre Lukashenko dimostra che si pongono il problema, no? Quantomeno. Ovviamente se lo pongono anche loro. Abbiamo qualche segnale, abbiamo qualche cosa che, diciamo, qualche, su questo atteggiamento russo oppure no? Ecco, questo è per capire, queste domande giusto per, possono essere utili a noi per come graduare l'iniziativa politica e quali iniziative assumere. Prego, prego signora. First of all, innanzitutto grazie a tutti per le gentili parole di sostegno e solidarietà nei confronti del nostro popolo che ha difficoltà ad ottenere la democrazia. Grazie all'onorevole Boldrini. Ricordo il nostro primo incontro che è stato ricco di ispirazione mentre io ero in esilio già e ho visto che tutto il mondo ci sosteneva e quindi ci siamo sentiti ancor più spinti ad andare avanti. Quindi le auguro una pronta e rapida guarigione e la ringrazio. A proposito della Russia, parto da questa domanda. Capisco che la Russia, da quel che vediamo, ha una grande influenza sul nostro regime, su Lukashenko, ma vi ricordo, noi siamo due paesi distinti. Non siamo un'appendice della Russia. Per 26 anni Lukashenko ha creato un'immagine per cui i due paesi sarebbero molto vicini. È vero, siamo vicini. Vogliamo continuare ad avere rapporti amichevoli con la Russia, ma a livello culturale, linguistico, siamo due paesi distinti e siamo separati. E vogliamo continuare così. Il popolo bielorusso sa che Lukashenko e Putin vogliono apparire amici, vogliono creare questa immagine di persone che hanno buone relazioni, ma di fatto nella realtà non si piacciono. Diciamo che si sono abituati l'uno all'altro. Hanno tante cose in comune. Ma la questione che vogliamo risolvere adesso non riguarda i rapporti tra Russia e Bielorussia, riguarda solo la Bielorussia. Riguarda il nostro diritto di scegliere il presidente che vogliamo. Noi abbiamo mandato un segnale e un messaggio chiari al Cremlino. Vogliamo continuare i nostri rapporti perché voi al Cremlino siete i nostri vicini. Vogliamo migliorare le nostre relazioni, approfondirle, stringerle. Vorremmo rendere le nostre relazioni bilaterali più aperte, più trasparenti per il nostro popolo. Ci dispiace che, nonostante abbia appoggiato le violenze, Lukashenko sia stato appoggiato dalla Russia dopo le elezioni. Ma Lukashenko non è a favore del popolo bielorusso. Non vogliamo. Noi ricordiamo che la questione in gioco non è geopolitica. I due presidenti, Putin e l'ex presidente della Bielorussia, Lukashenko, si sono abituati l'uno all'altro, come ho detto, ma il Cremlino non ha neanche cercato mai di comunicare o di pensare che ci potesse essere un altro presidente in Bielorussia, ma dobbiamo provare. Credo che sia più utile per il Cremlino sostenere la nostra spinta per la democrazia, perché noi vogliamo costruire un nuovo paese sicuro, democratico, libero, con relazioni commerciali aperte. Non credo che questo possa costituire un problema per la Russia, ma chiaramente tocca a loro decidere. Al momento non ci sono contatti ufficiali né non ufficiali con la Russia. Inviamo continuamente messaggi che però dal regime non ricevono mai risposta. A proposito di eventuali rotture
all'interno del governo. E cedo la parola a Valeri Cavalieschi. Grazie, signor Presidente. Il governo sembra essere superficialmente monolitico, ma allo stesso tempo sappiamo di fatto che molti rappresentanti delle forze di polizia, della burocrazia, del servizio diplomatico sono poco felici della situazione. Vedono questa crisi come una ferita nei confronti degli interessi nazionali della Bielorussia. Siamo in una fase di stallo che ostacola la Bielorussia, mina la sua sovranità e la pone in una posizione pericolosa nelle sue relazioni con la Russia. Vediamo che i russi stanno cercando di abusare della debolezza di Lukashenko per rafforzare il loro controllo sulla Bielorussia, sui suoi processi politici, sui suoi beni economici. E noi riconosciamo e rispettiamo gli interessi della Russia in Bielorussia. Siamo pronti ad intervenire a garantire il mantenimento di questi interessi. È quello che diciamo, ma se questi interessi vanno oltre e quindi minacciano l'indipendenza e gli interessi della sovranità della Bielorussia, non andrà bene, perché questi sono valori supremi per noi e noi non tolleriamo alcuna mossa, alcuna azione che possa minare la nostra sovranità e la nostra indipendenza. Un segnale chiaro che qualcosa di strano avvenga all'interno del regime è stato l'annuncio di Lukashenko, secondo cui Lukashenko firmerà un decreto per cui trasferirà i poteri dal Presidente al Consiglio di Sicurezza Nazionale in caso di suo assassinio. Questa è la lingua, queste sono le espressioni che utilizza. In caso di assassinio del Presidente, il potere verrà trasferito al Consiglio di Sicurezza Nazionale. E questo è in palese contraddizione con la Costituzione, perché deve essere il primo ministro del paese il successivo in linea di successione dopo il presidente, ma questo è un segnale importante. Dice che l'elite, la burocrazia sta iniziando a parlare del dopo e stanno pensando a come risolvere il post Lukashenko. Le informazioni che abbiamo dicono che l'elite sta complottando contro Lukashenko e noi vediamo ciò come risultato di una pressione interna. Persone che hanno resistito alla violenza e hanno cercato di sostenere il punto che Lukashenko era illegittimo, ma questo è il risultato di una pressione esterna, degli interventi della comunità internazionale che fa sentire il suo sostegno nei confronti della Bielorussia dicendo che Lukashenko è illegittimo e non potrà continuare a governare il paese, ma si tratta anche di pressioni economiche. Vediamo quindi che le sanzioni funzionano, il governo teme davvero le sanzioni economiche. Queste sanzioni non minano soltanto la posizione di Lukashenko, ma dividono anche l'elite, che comincia a nutrire dubbi in merito alla validità della situazione. E l'elite capisce che questa situazione incerta del potere di Lukashenko danneggia gli interessi economici del paese. Quindi vediamo dei movimenti all'interno dell'elite, per cui secondo noi stanno cercando di trovare una soluzione. Lukashenko è nervoso e sembra commettere errori giorno dopo giorno. Grazie. Grazie, la sua risposta è molto interessante perché coglie appunto una dinamica che è in corso e che naturalmente su cui bisogna lavorare. Prego, ci sono altri interventi? Prego, prego. Thank you, Presidente. Grazie, Presidente. Vorrei ricollegarmi a uno dei commenti dell'onorevole Boldrini e Pollastrini a proposito dei prigionieri politici. Chiedo a tutti i membri della Camera, se possibile, di continuare con questa adozione. Abbiamo più di un centinaio, abbiamo più di 1000 prigionieri. Se si può continuare con l'adozione dei prigionieri politici attraverso i social media, attraverso Twitter, si potrebbe esprimere il vostro sostegno. È importante far sentire che siamo una famiglia. Queste persone hanno bisogno di sostegno, le loro famiglie, ed è importante, sarebbe fondamentale se ci fosse un sostegno pubblico da parte dell'opinione pubblica nei loro confronti. Grazie. Altri? Prego, prego, signore. So, I think we are...
credo che sia finito il tempo a nostra disposizione, ma volevo chiudere ringraziando tutti del sostegno e della solidarietà. Vi chiedo di cercare di sostenere la società civile della Bielorussia. Da una parte dobbiamo esercitare pressione sul regime affinché rispondano ai nostri appelli, perché vogliamo uscire dalla crisi, ma d'altra parte molte persone hanno bisogno di sostegno perché soffrono, medici, studenti, giornalisti. A tutti i livelli della società c'è bisogno del vostro sostegno. C'è una proposta per cui nel Parlamento potreste creare un gruppo degli amici della Bielorussia affinché possiate far sentire la vostra voce, parlare con noi, ricordare che noi ci siamo, esistiamo, soffriamo, la nostra crisi deve essere risolta. E non è un problema che riguarda soltanto la Bielorussia, ma è una sfida per tutti i paesi europei, per i paesi democratici. Potete ricordare che è importante lottare per i propri valori, non soltanto con le parole, è importante agire per dimostrare che i propri valori sono importanti. Bisogna essere coraggiosi, bisogna essere forti e dare ad una nazione una possibilità di riottenere la propria democrazia. Grazie del sostegno e della solidarietà. Grazie. Intanto le voglio dire che quando l'onorevole Quartapelle e l'onorevole Boldini sono rientrati dalla missione che fecero a Minsk, avevano avviato già la costituzione di un gruppo di amici parlamentari, amici della Bielorussia, quindi adesso lavoreremo a rafforzare questa iniziativa, così come raccolgo l'appello a questa, diciamo, adozione dei prigionieri che è venuta. Lei ha potuto constatare che il sostegno è un sostegno assolutamente unanime, lei ha ascoltato parlamentari che rappresentano tutti gli orientamenti politici, poi lei nella giornata incontrerà l'onorevole Letta, che è il segretario democratico del Partito Democratico, l'onorevole Boschi di Italia Viva, l'onorevole Tajani di Forza Italia, l'onorevole Del Re di 5 Stelle, rincontrerà il vice ministro Amendola, è stato qui prima il ministro Orlando, sarà alla Farnesina per vedere il segretario di Stato della Vedova e il ministro Di Maio, quindi tutto questo le conferma che, diciamo, il sostegno politico è un sostegno politico assolutamente largo, unanime, convinto, determinato, quindi lei può contare sul nostro sostegno, sulla nostra solidarietà politica e anche sulla nostra solidarietà umana, e quindi a lei, ai suoi figli, a suo marito, naturalmente trasmetto i sentimenti della nostra davvero sincera amicizia e solidarietà. Grazie e buon lavoro.